Domani alle 20:30 la gara di andata della semifinale playoff allo Zaccheria tra Foggia e Pescara. La mattinata di oggi si è aperta con un comunicato stampa della Pescara Calcio per smentire le fake news relative alle dichiarazioni di Zeman sulla Juventus. Duro comunicato per smentire quanto riportato da alcune testate. L'argomento però non è stato toccato in conferenza stampa, si è parlato esclusivamente di Foggia-Pescara. In casa biancazzurra saranno tre le assenze, tutte per squalifica, con Palmiero, Brosco e Milani che saranno rimpiazzati da Aloi, Crescenzi e Mesic. Torna a disposizione anche Lescano, che resterà in dubbio fino all'ultimo con Gigi Cupone, che ha fatto molto bene nella trasferta di Chiavari. Zeman ha parlato dell'ambiente di Foggia. Abbiamo fatto la storia, ha detto Zeman, con 4 anni di Serie A, conosco il loro pubblico, ci sarà tanto calore, noi dobbiamo farci trovare pronti. Con le immagini Diego Martelli, i passaggi salienti della conferenza stampa di Zeman. Sulla squadra direi che sta bene per quello che può stare bene, nel senso, dopo tante partite messe nella vicinanza, sicuramente qualcuno accusa un po' di acciacchi o stanchezza, è normale, è nel calcio, quindi non ci sono problemi. Ci sono squalificati che verranno sostituiti. Finalmente il giocatore che le chiedo sempre, Aloy, potrebbe avere la sua chance dal primo minuto. Potrebbe. Dovesse giocare Aloy al posto di Palmiero, è stabilito quello che le aveva detto, nel senso Palmiero, Aloy sono la coppia di registi, Kraja fa la mezzala, o viste le caratteristiche dei giocatori in campo potrebbero cambiarsi posizione? Possono cambiare anche la posizione, di nuovo la base è una e poi sulla base bisogna cercare di fare dei cambiamenti. Vabbè, io sono contento di tornare a Foggia, a parte che ho fatto 8 campionati a Foggia, che non sono pochi, mi sono preso grosse soddisfazioni, non solo io, penso anche l'ambiente, i tifosi, e ci torno volentieri. Ci sono tornato con la Lazio, il signore ha fatto 1-0, ci sono tornato con Pescara e abbiamo vinto anche lì, a parte che sono sempre partite che sono divise tra primo tempo e secondo tempo, vediamo che succede primo tempo. Ma anche contro di lui ho fatto qualche partita. Lui è il mio giocatore, era capitano a Foggia, primo anno che c'ero, e un allenatore preparato, professionista e serio. Io sono abituato ai tifosi di Foggia che spingono la propria squadra, mi aspetto quello. Quindi Foggia avrà grande tifo, speriamo corretto. E noi ci dobbiamo adeguare. Vabbè, uno non può dire ai propri giocatori levatevi, non fate fallo. Però se ci sono dobbiamo stare molto attenti su quello che fanno loro. Di nuovo Foggia poi è una squadra che durante l'anno ha avuto più problemi, perché 4 allenatori non sono normali, si vede che c'erano problemi, che sono arrivato fino qua e che ambiscono alla finale un'altra cosa. Cupone Lescano, io non chiedo chiaramente chi gioca, io chiedo che cosa cambia dal punto di vista del tattico, se è un Pescara con Cupone, un Pescara con Lescano, in relazione al tipo di avversario che andrete ad affrontare. Vabbè, sono 2 giocatori diversi, uno sulle velocità, uno va sulla potenza, a parte che c'è pure Vergani. Ma per me non è mai giusto, però aspettandosi le cose che ultimi tempi succedono nel calcio è pericoloso. Conosco calore dei foggiani che ogni tanto esagerano, come i calori dei pescaresi che ogni tanto esagerano. Ma è alla pari, primo tempo ce l'hanno, secondo tempo ce l'abbiamo noi. Speriamo che tutte e 2 tifoserie si divertano e pensano solo al gioco di calcio. Vabbè, una buona squadra che poi c'ha qualche 2-3 giocatori importanti.
non è che gli altri sono meno importanti, ma due o tre giocatori possono fare differenza. Speriamo che riusciamo a chiudere e speriamo che gli altri non diventano giocatori importanti.